grandissima attualità, però penso che sia importante per i cittadini che comunque incontrano nella loro quotidianità delle controversie. Vi garantisco che come sindaco, poi magari anche Marco può confermarlo, quante volte abbiamo incontrato cittadini che venivano dal sindaco a cercare di trovare una persona terza che facesse discutere le parti per vari motivi, o liti personali, o liti fra parenti, o liti condominiali, o problemi con le assicurazioni, con le banche, oppure che voleva risolvere dei problemi senza essere costretti ad andare subito in tribunale. Quindi io ho sempre cercato di fare il paciere, ma non è facile. L'ultima, proprio settimana scorsa, due famiglie che litigate, una villetta di un piano, hanno fatto due cancelli. Il tema principale del litigio era il numero civico, chi spettava il numero 16. Questo è stato molto. Allora, ho fatto una soluzione di dare un 16A, ma non son contento. Non sono contento che si andrà avanti in questa trattativa, no? Quindi questi sono alcuni degli esempi che comunque hanno così fatto pensare che poteva essere una soluzione. Quindi lo sportello che si vorrebbe fare, no, che si farà a Abbiate Grasso, ha proprio questo senso qua, permettere ai cittadini di avere un posto dove rivolgersi per cercare di trovare una soluzione. Quindi grazie all'associazione per lo sviluppo delle agenzie di conciliazione, qui rappresentata dal dottor Guadalupi e dalla dottoressa Amadio, che poi spiegheranno, ripeto, molto meglio di quello che posso dire io, si è arrivati a creare una convenzione che proprio stipula questo rapporto fra amministratore, amministrazione e associazioni per dare questo servizio. Quindi la figura principale di questo servizio sarà proprio il mediatore, la figura terza che sicuramente nel rispetto delle parti, ma soprattutto nell'imparzialità assoluta, cercherà di trovare delle proposte e delle soluzioni in questi casi appunto di controversie o di litigi. Quindi ci sarà questo servizio di prima consulenza proprio per anche aiutare poi il cittadino stesso a trovare quali sono le soluzioni migliori per proseguire, sia a livello appunto giuridico e quindi arrivare in tribunale, oppure avere tutto il modo di fare questo iter e chi aiuta. Cos'è che ci guadagna i cittadini? Innanzitutto un risparmio di tempo e di denaro, in quanto l'immediatezza del servizio, quello che si proprio vuole fare, che nel giro di pochi giorni si possa incontrare, trovare le parti e fare un ragionamento. E poi gli stessi avvocati, commercialisti, eccetera, che affronteranno le problematiche, diano poi i consigli per come, se non si trova una soluzione bonaria o comunque una soluzione che accontenta le parti, proseguire in questa situazione. Noi come amministrazione abbiamo dato la disponibilità di un ufficio per fare appunto questo servizio e tutto il supporto necessario per lo svolgimento appunto di questa attività. Proprio stamattina c'è stato un incontro con alcuni dipendenti che sono stati, tra virgolette, formati proprio per avere il primo impatto con chi si presenta, per capire come affrontare la problematica. Sicuramente nel breve faremo anche una campagna pubblicitaria, perché è importante che la gente sappia, perché oggi grazie alla stampa verrà già divulgata, però dopo sappiamo che sono servizi un po' particolari, nuovi, in cui la gente magari non è pratica, e quindi faremo anche questa campagna pubblicitaria, e invitavo anche l'altra volta l'associazione magari a fare un convegno o un evento che potesse dare ampio respiro alla cosa. Io mi fermerei qui. Lasciare la parola prima all'associazione, poi è venuto anche l'amico Marco da Magenta, in quanto loro già da un anno hanno iniziato questa attività, che ci racconta un po' come è andata e soprattutto se effettivamente è una necessità.